La maestra Letizia di Triozzi ci teneva a chiamare a Santa Venere. Allora, credo Santa Venere, mi ricordo, siamo stati in conservatorio. Allora, Alfredo, siamo amici da... No, diciamo 40 anni fa, 35-40 anni fa. Mamma mia. Oddio, tanto tempo fa. Prego, prego. E lui era uno dei più bravi, no, forse più bravo. Si è rimasto uguale, un po' di più in barba, forse qualche cliente, secco secco prima, sì, ma si è rimasto sempre male. Questo, diciamo, ragazzo, perché più o meno siamo coetanei. Ho tre volte 18 anni. Ma era... Ah, no, ma io sono più. 16,4? No, sono 65, 54. Ah, no, no, ah, sì, 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 sì. Beh, pochissimo. Un po' di meno, vabbè. È laureato in pianoforte, laureato in composizione, poi direzione di coro, mi sembra. Non ho il titolo, però ho diretto un coro per tanti anni, quindi ho fatto anche lunghe esperienze. C'è un pozzo di sapienza musicale, lui della musica sa tutto, tutto. È accompagnato i cantanti lirici, è accompagnato... Anche Letizia, sei stata la pianista di Letizia, magari prima di Maurizio, che Maurizio per noi è baby. È veramente un pozzo di sapienza e anche lui, come ho detto prima, indice di grandissima professionalità. Anche a te, che mi ha chiamato pochissimo tempo fa, qualche ora fa, diciamo. Sì, ieri. Ieri, cioè, quindi 12 ore fa, no, 15 ore fa, e subito, sì, si devo dire i miei turni, lavoro, sì, ma vengo così in divisa le cose, e quindi è un onore, un prestigio avere questo grande maestro qui questa sera nella veste di solista, perché tu sei venuto spesso nella veste di accompagnatore, non accompagnatore che si accompagna, accompagnatore pianistico, e questa sera abbiamo questo grande piacere e onore ascoltare Alfredo Santavena. Sinceramente ignoro il titolo e ignoro pure l'autore, vi spiego tutto. Siccome è uno screen saver del computer, l'ho sentito dal computer della Samsung, il pezzo è bellissimo, però non sono riuscito a trovare su internet né il nome dell'autore né lo spartito, allora me lo sono ritrascritto e ve lo propongo semplicemente. Grazie. Thank you.
un'altra cosa che volevo proporre, una cosa molto diversa. La canzone originale si intitola La fidanzata di Natalino Otto, diventò famosa con Renato Rascia che ne fece la parodia con il corazziere. Io ho riadattato questa cosa per pianoforte, ve la propongo. Ha suonato più volte la Casa Bianca,
presidente degli Stati Uniti, ha suonato per il 70° compleanno di Leonard Bernstein. Quindi era veramente molto molto bravo. Faceva delle cose tipo quello che adesso provo a fare io, si guardava dei fogli così e diceva: vi faccio sentire, vorrei fare un pezzo classico come la sonata in do minore. Se non sei d'accordo. No, hai detto do minore, lei ti ha dato la nota, no? È così. La patetica di Ludwig van Beethoven. L'unica cosa, lui faceva cose di questo tipo, l'unica cosa è che non ho una gran memoria, la faccio finché, la faccio un pezzetto finché arrivo a ricordarmela. Altrimenti l'alternativa dei brani di musiche popolari, così è molto conosciuto, che vorrei far sentire quello. Però vorrei provare a fare la patetica. Vediamo dove arrivo a ricordarmela. Sono canzoni famose, penso che le potete riconoscere come le faccio sentire. Thank you.
posso fare. Non lo so, ci devo pensare. Ma... quanto tempo avete? Abbiamo una bianca. Un pezzo allegro. Allora, il ciclo
l'intromesso di Letizia Triozzi con il maestro Maurizio Chiavaroli, e poi invitiamo anche la violinista. Allora, io intanto volevo dire a tutti quanti che i prossimi appuntamenti sono il 3 e il 4 di settembre, ma non giovedì e venerdì come è scritto sul Debian, ma è martedì e mercoledì, il tipografo. No, quella è veramente la stampa da giugno, quindi ritorno al futuro, praticamente ha visto il mese di agosto, cioè immagino se faceva ottobre, sto indietro, ha rivisto sempre il mese di agosto, infatti mi stanno chiamando in molti e mi stanno dicendo ma è giovedì, venerdì, no, è il 3 e il 4, ok? Sì, di settembre vi invito, ci sono due appuntamenti che è proprio classici, con la musica da camera, c'è un trio di violini, duo, fagotto e flauto. Il 4 c'è il coro, un coro popolare. Cosa ci fate ascoltare? Tu hai un usignolo, stavo dicendo. Grazie. Poi senza microfono. Cioè, vedi, cantanti cantano senza microfono. Molti cantano con microfono, poi fanno finta di cantare, sbagliano pure i tempi. E si portano poi 50 coristi dietro, perché praticamente no, sono schierati completamente e fanno cantare i coristi, no? Quindi, tu invece praticamente sei tutto. Io canto anche con i coristi, visto, no? Sì, canti con i coristi. Poi vado anche da sola. Vai da sola, ma hai una voce incredibile. Canti l'opera, quindi. Cosa ci fai ascoltare? Dai, un mio bambino caro. Un'altra cosa, tu ce l'hai dato uguale, adesso ce lo dico, brano famosissimo. Io ti ringrazio tanto, te, Letizia Triozzi e Maurizio Chiavaroli, naturalmente sarete ospiti anche altre volte perché siete indiscutibilmente dei grandissimi musicisti. Grazie. Thank you.
brivido. Da brivido, sì, 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 sì. Eccezionale. Stanno dicendo Babbino caro. Babbino. Quella dell'opera, tratta dall'opera. Gianni Schicchi. Che è lei che si vuole fidanzare, mi sembra. E il padre deve comprare l'anello. E il padre diceva al bambino, il padre non gli regalava. E poi le opere liriche italiane, queste sono tutte italiane, no? Che all'estero, cioè non è che hanno scritto un granché di opere. L'opera lirica è italiana. L'opera lirica è nata qua, solo che gli italiani non lo sanno. Sì. Non ci vado a sentire le opere, perché vengono dal cuore. E fanno cantare. E fanno cantare le straniere, ma è normale, e tanto in Italia è così, è tutto al contrario, conosco di me. È tutto al contrario, quindi è così, no? Sì, infatti, sì, aprono le scuole cinesi, le giapponese. Noi non vogliamo che sia. No, noi non vogliamo, perché no, no, è normale. Cioè qua poi in Italia basta che ti chiami Joan Fardes, bravo, perché è dall'America, ma vabbè. Dico le storie, è vero? Pure i violinisti, cioè. Spadroneggiano ai concorsi. Beh sì, spadroneggiano i concorsi. Però noi due punti italiani che abbiamo.